Sua maestà saprà mostrarsi grato verso quei sudditi che lo aiuteranno a riconquistare il trono. Io che c'entro? Sono qui per raggiungere un accordo con voi contro l'oppressore, i piemontesi, gli scomunicati. Quando arriverà l'armata... Che armata? Migliaia e migliaia di uomini sbarcheranno presto. Quel giorno vicino il re Francesco II, ancora in esilio, tornerà sul trono. E giustizia sarà fatta in forma piena. Sua maestà mi incarica di darvi questo in segno di amicizia. Qualcuno deve scatenare la rivoluzione all'interno. E voi siete stato prescelto, generale Carbone. In cambio, Sua Maestà si impegna a dimenticare tutti i reati da voi commessi nel passato. Ah, questa è un'idea. Certo. Certo. Questo è il vostro brevetto di generale. È un'occasione unica, Carbone. Ma San Franceschiello ritorna sul trono. I baroni ricominceranno a fare come hanno sempre fatto, ad approfittarsi dei poveracci. Se nel passato furono commessi dei torti, il re è disposto a riparare. Ah. E... conoscete il barone Lamazza? Ebbene? Questo barone fece a mio padre un'ingiustizia tale che perfino i piemontesi la sanno. Dite al re che se l'aiuta a riavere il trono deve fare giustizia, come dite voi. Questo si può fare. Ci impegniamo noi, in nome di Sua Maestà, per iscritto. Tutto dovete scrivere. Che il passato è cancellato e che tutto deve cambiare, come dite voi. D'accordo. Va bene. Accetto. Allora riunirete sotto il vostro comando tutte le bande dei briganti della regione. Va bene, questo lo posso fare. E raccoglierete anche gli sbandati dell'esercito di Sua Maestà, perché quegli uomini, caro generale, furono soldati e soldati saranno ancora, se troveranno un capo. Eccellenza, il capo l'hanno già trovato. Zalluso, portami quei soldati del re. Io il reclutamento l'ho già cominciato. Allora, vogliamo scrivere? Certamente. Ma che è successo? Ma che fate qui? Che fate? Hanno ammazzato un soldato italiano, è pericoloso restare qui, acchiappano a tutti. Ma io me ne vado. No, no, dove vado? Che mi manca? Sparite con l'altro, andiamo. Attenda i prigionieri. Forza, facciamo questo. Fino a me, io vado con loro. Non ci andare. Se mi prendono, mi cucinano, ci devo andare. Non ci andare, per carità. Addio, Francesco. Santa Mo. Addio. Vieni anche tu, che c'è pane e libertà con i briganti, andiamo. Dunque, noi dobbiamo scendere nella valle e alzare nei paesi la bandiera di Franceschiello. E se incontriamo i bersaglieri? Hanno i fucili d'oro. E ce li abbiamo anche noi. Vi dovete mettere in testa che adesso anche noi siamo soldati. Fermi qui là. Si ritirano. Maledizione! Alla carica! Fuoco! Generale, io raduno i miei uomini e attacco a sinistra! Ah!
oggi voi siete ancora i figli amati di Sua Maestà Francesco II. Siamo i suoi onorati sudditi e noi gli ridaremo il regno, il suo regno, che gli spetta per grazia di Dio e volontà nostra.